Ringraziamo Marcello Buzzi di essere nuovamente qui con noi. Ci eravamo lasciati all'incirca un anno e mezzo fa e ci avevi parlato delle criptovalute e da come sono nate, il loro scopo, e penso che forse possiamo già riprendere la nostra conversazione più o meno da quel punto e anzi dirci un po' di questo fenomeno della globalizzazione, ma di tutti i movimenti anti-globalizzazione. Io lascio subito la parola a te, da circa 20 anni che lavori a Ah, Milano sì, Finanza, certo. scrivi per questo giornale e subito dici te, a te la parola. Grazie di Beh, essere qui con noi grazie a te, innanzitutto. grazie a voi tutti, i presenti. E no, allora io parlo di globalizzazione e deglobalizzazione, poi vabbè, il mio tema core principale sono le criptovalute, adesso sono nella tempesta più assoluta, quindi se volete parlo anche di quello, ma prima facciamo una breve introduzione al tema globalizzazione e deglobalizzazione. E cominciamo con una riflessione sulla Cina, no? Allora, cosa succede? C'è una frase famosa detta da Chu Enlai, che all'epoca era il primo ministro cinese al tempo di Mao, e i giornalisti occidentali chiesero: ma cosa ne pensa della rivoluzione francese? E lui rispose: è ancora troppo presto per dare un giudizio, no? E allora questa è una frase che è passata alla storia ed è diventata l'esergo di diversi saggi importanti che vogliono dimostrare la diversa mentalità cinese che loro programmano a lungo termine, noi invece viviamo nel breve termine. Poi in realtà qualche anno fa è saltato fuori uno degli interpreti che era lì presente a questa conferenza stampa che ha detto che ma non è così, lui non intendeva, aveva capito male. Lui pensava che ci riferissimo ai moti del 68 francese e la domanda era stata fatta nel 1970. E quindi viene a cadere tutto il mito che si era costruito su questa frase. Però uno pensa, ma non è che essendo americano questo traduttore ha voluto dare una fake news per smontare tutto il costrutto, diciamo, di narrazione che si era fatto sulla frase, sul lungo termine, l'approccio a lungo termine dei cinesi? Chi lo sa? Cioè, questo per fare un esempio banale di come sia difficile interpretare il mondo, i fatti, è impossibile. Chi può mai dire che questo traduttore americano ha ragione o se l'è inventata dopo per motivi appunto politici? Chi lo sa? Bisogna fidarsi, cioè, non è per difendere la categoria, però noi ci troviamo sempre di fronte, praticamente tutti i giorni, di fronte a frasi come quella che ha detto Chu Enlai, no? Ma intendeva veramente dire questo? Oppure viene filtrata attraverso l'agenzia che sposta di poco poco il significato, ma quel poco poco poi diventa una valanga e ci si costruisce tutto attorno un mondo. E sì, per dire che la verità è inconoscibile, diciamo così. Però l'approccio a lungo termine cinese c'è, perché qua loro pensano al 2050, che è l'obiettivo che si sono posti per diventare la prima potenza globale. Perché si lega questo alla globalizzazione e alla deglobalizzazione? Perché la globalizzazione è nata, era un progetto che ovviamente c'era già nelle menti di chi comandava, chiaramente.
è anche, come dire, non era una novità perché tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, alla prima della Prima Guerra Mondiale, praticamente si viveva in un periodo di globalizzazione, di grandi commerci, tutti compravano. Non era chiaramente perché il progresso tecnologico non era arrivato ai nostri livelli, però era praticamente la stessa cosa che c'era fino a ieri. Quindi cosa succede? Succede che c'è un progetto che già nelle menti di chi comanda in Occidente ed è anche un po', come dire, insito nel concetto di libero mercato, che è ritornato di gran voga alla fine degli anni 70 con l'elezione della Thatcher in Inghilterra e poi di Reagan negli Stati Uniti. Però ci vuole una causa scatenante perché poi questo progetto si possa realizzare concretamente, no? E questa causa scatenante è stata chiaramente il 1989, quando l'Europa dell'Est è uscita dal comunismo ed è caduto il muro di Berlino. E poi l'Unione Sovietica finisce nel 1991, però dall'89 al 91 era solo un processo di disgregazione che ha avuto, che poi alla fine si è concretizzato nel 91, però a partire dall'89 il destino dell'Unione Sovietica era segnato, non poteva andare a finire che come è andata a finire. E cosa succede? Quindi l'Europa dell'Est entra, diciamo così, in Occidente e quindi si può cominciare a delocalizzare in questi paesi. Nell'89, a seguito di questi moti rivoluzionari che ci sono stati nei paesi comunisti europei, c'è l'effetto contagio, come sempre, arriva anche in Cina, no? Arriva anche in Cina, però se i rivoluzionari dell'Europa dell'Est hanno vinto, quelli cinesi sono stati massacrati a Tiananmen, no? Ed è questo lo snodo della storia che è fondamentale per la globalizzazione, perché nella realtà dei fatti questi rivoluzionari cinesi, che erano studenti per la maggior parte ma non solo, erano già contro i primi passi che aveva avviato verso la globalizzazione la Cina, era contro un'ondata inflazionistica mostruosa che era in corso in Cina, contro i primi licenziamenti che venivano fatti nelle fabbriche statali. E cosa succede? Deng Xiaoping decide, per salvare il partito, prende la scelta, la strada della repressione, che in realtà non era di tutto il partito, perché qualcuno non avrebbe voluto, c'era qualcuno che è andato a dialogare in piazza Tiananmen con i cinesi, con gli studenti, aveva cercato di introdurre, c'era un'ala del partito che era, diciamo, aperturista, riformista, e nel senso di democrazia, perché poi le riforme economiche Deng le ha fatte, però Deng ha fatto le riforme economiche mantenendo comunque il primato del partito. Ma la cosa interessante è che gli americani e gli occidentali in generale erano perfettamente d'accordo con Deng, perché Deng, mantenendo l'ordine del partito, seppure con grande spargimento di sangue, ha portato avanti questi primi vagiti della globalizzazione che erano già in corso e li ha portati avanti in un quadro di stabilità politica, che poi sia data con il bastone un altro, però c'era stabilità politica che ha consentito al partito di andare avanti con privatizzazioni pseudo o pseudo tali, comunque di aprire a una
certa liberalizzazione economica che poi vedremo sarà nuovamente, come dire, repressa. Quindi in quel momento all'America, parliamo dell'America, poi dell'Occidente in generale, perché ci siamo dentro anche noi, conveniva, cioè c'era tutte le carte in regola per avere successo. Avevamo l'Europa orientale, basso costo, avevamo la Cina, pur rimanendo comunista, che comunque si apriva e voleva diventare la fabbrica del mondo. E quindi abbiamo avuto l'occasione di delocalizzare tutto il nostro apparato produttivo, all'inizio in Europa orientale, poi sempre più in Cina. Pertanto l'Occidente sembrava averla vinta su tutti i campi. E qual è stato l'errore dell'Occidente? L'errore dell'Occidente è stato quello di non aver capito che i cinesi non sono stupidi. Perché i cinesi ovviamente come venivano visti come gente che copiava e basta, no? Copiava e basta, però imparano anche, da quello che copiano, imparano i meccanismi, come funziona tutto. E qui Anche con un e anche rapidamente. rapidamente, e qui con un non so se si sia trattato di ingenuità, non, chi lo sa, è come la frase di Chou En Lai, no? Come fai, la puoi interpretare in un modo o puoi interpretare nell'altro. Sono stati gli americani che con dal senso di superiorità dicevano i cinesi restano cinesi, continueranno a fare i cinesi, quindi a fare i nostri operai, al massimo copiano un po' di robe nostre, ma non sono capaci di fare cose nuove loro, oppure non lo so, e fatto sta che i cinesi si sono emancipati e forse il loro programma a lungo termine era quello di fare i finti tonti, presentarsi come quelli che copiano e basta, e con questa storia acquisire conoscenze, acquisire conoscenze. E poi emergere loro in maniera autonoma. Ed è quello che è successo. È un processo che è durato tantissimi anni e che, diciamo così, il pericolo cinese dal punto di vista tecnologico è stato percepito soltanto, diciamo, come manifestazione. Beh, nei centri di ricerca, nei cosiddetti think tank americani, c'era già una parte di loro che diceva: attenti ai cinesi, che questi non sono proprio degli stupidi, ma dopo aver imparato poi ci fregano, no? Sul nostro stesso terreno. E arriva Trump e per noi europei, italiani, diciamo: ma questo è matto, comincia a sparare contro questo, contro quell'altro. Contro la Cina ovviamente, però no, però era una cosa che almeno in parte dell'elite americana era un pensiero, un allarme che si era manifestato già da un po' di anni. E la prova, diciamo così, che i cinesi possono superare l'Occidente. A livello di tecnologia, la prova provata è arrivata dal 5G, dal famoso 5G, dove i cinesi sono più avanti degli americani. E allora a quel momento lì gli americani dicono: no, basta, perché se continuiamo con la globalizzazione, questi aumentano la loro conoscenza, aumentano la loro potenza finanziaria, perché poi le aziende cinesi cominciavano a quotarsi a Wall Street con grande successo. E quindi che cosa succede? Qua bisogna dare uno stop. E infatti, vabbè, vediamo che Biden su questo fronte segue pari pari la politica di Trump, non è cambiato assolutamente niente.
la differenza tra Biden e Trump è che Trump pensava, penso perché è ancora candidato, quindi lo diamo al presente, pensa che per battere la Cina si debba avere, se non alleata, non ostile alla Russia. Invece Biden, non so per quale motivo, pensa che prima bisogna fare fuori la Russia per poi potersi opporre in maniera, no, decisa alla Cina. E la divergenza di vedute è questa qua. Però diciamo che il 5G è stato un trauma per gli americani, perché hanno capito che questi erano più avanti di loro. 5G, il settore delle comunicazioni, che è quello fondamentale ovviamente, e quindi non si potevano assolutamente permettere. Cioè, un sorpasso in realtà c'è, però se blocchi tutto, cosa dovevano fare? Dovevano bloccare le imprese cinesi qua. ed è quello che hanno fatto. Però c'è anche da tenere presente l'altro lato della medaglia, perché se i cinesi si sono, come dire, infiltrati qua, è anche vero che gli occidentali si sono infiltrati in Cina, ovviamente. Ed è una cosa che fino a un certo punto, fin quando c'era modo di apprendere, avevano ancora da apprendere tante cose d'Occidente, andava bene. Adesso che si sentono più forti e sanno di poter, o credono di saper fare, di saper andare avanti da soli, queste influenze occidentali diventano negative. Quindi in realtà questa deglobalizzazione, che è cominciata per noi all'improvviso, in realtà è il frutto di decenni, no? Di una storia che dura, facciamo così, la data simbolica dell'89, e che si è interrotta quando? Con il Covid. e qua, qual è l'interpretazione del Covid? Chi lo sa, in laboratorio, una cosa naturale, però fatto sta che il 2020 è stata la cesura, cioè il mondo che c'è stato dal 1989 al 2020, cioè quello della globalizzazione, è finito. E lo capite, perché per un bel po' di tempo, sia là che qua, non siete più potuti uscire di casa. Quindi, cioè, anche il più stupido lo capisce che siamo in un'altra epoca, no? Che le cose sono cambiate. Non hanno, ovviamente, quando c'è stato il Covid, non hanno interrotto totalmente il commercio mondiale, perché sennò altrimenti sarebbe saltato veramente tutto, talmente eravamo interconnessi. Però questa cesura è utile sia all'America che alla Cina per dire: adesso il nostro campo deve cominciare a fare da solo e non fare più affidamento anche sugli altri. Dobbiamo costruirci i nostri fortini e da lì ricominciare una nuova storia. E secondo me il significato cioè anche senza essere complottisti, però è un dato di fatto che la globalizzazione è finita con il Covid, e questo stato delle cose conviene sia ai cinesi che agli americani. Secondo me conviene ancora di più agli americani, perché si erano esposti nei confronti della Cina più di quanti cinesi non si fossero esposti nei confronti dell'America. Però anche i cinesi con Xi Jinping, che è una sorta di ritorno al nazionalismo maoista, anche lui aveva bisogno di questa cesura, assolutamente. Quindi è un evento che ha beneficiato sia beneficiato. Forse noi non ne siamo stati beneficiati. Però diciamo che ha fatto comodo sia una parte che dall'altra. E qua si apre una nuova era che è molto complicata.
perché c'hai un bel dire che facciamo il reshoring, cioè riportiamo la produzione negli Stati Uniti, in Europa. Però allora, quando c'è stata la tensione altissima fra Cina e Stati Uniti, adesso con il caso Taiwan, no? È emerso in maniera chiarissima che Taiwan è fondamentale per tutto il mondo e per la globalizzazione stessa, perché a Taiwan c'è il cuore della produzione e soprattutto progettazione, ovviamente, perché poi il prodotto in realtà, come si sa, lo puoi fare anche in altri posti, anche se il semiconduttore è una roba molto sofisticata, quindi è più complicata da spostare la produzione. Insomma, i semiconduttori si fanno a Taiwan, quelli che si fanno da altre parti sono, diciamo, di serie B. Se vuoi stare nella serie A, devi comprare quelli taiwanesi. E Taiwan c'è questa TSMC, che è la società numero uno di produzione di semiconduttori, che probabilmente, prevedendo un po' come stavano andando le cose, poi loro ovviamente sono anti-Pechino, quindi per loro l'Occidente è la salvezza, è l'ancora di salvezza, avevano deciso già un paio di anni fa di provare a vedere di spostare, di aprire una fabbrica negli Stati Uniti di semiconduttori. Ma è stato un fallimento incredibile, cioè la tengono ancora aperta per modo di dire, ma non c'erano, negli Stati Uniti non hanno trovato sia le capacità tecniche, diciamo, degli operai, che ovviamente sono iper specializzati, non andava, cioè, e questo è preoccupante, perché vuol dire che 40 anni di deindustrializzazione hanno prosciugato le capacità dell'Occidente. Sai, se non produci più niente, poi dopo come fai? Devi ricominciare da capo, tutto il processo, è come imparare dall'inizio. Quindi la situazione non è divertente, perché è chiaro che noi dobbiamo riportare la produzione qua, però abbiamo perso talmente tante di quelle competenze che è una cosa molto, molto complicata, molto complicata. In quanto ai cinesi, chi lo sa? Ma è un mistero, no? Nessuno sa quello che avviene veramente in Cina, nessuno lo sa. Io ho la fortuna di conoscere, adesso sono un po' diradati i rapporti, di conoscere un italiano che ha lavorato molto in Cina, ma è uno che va in TV, è quello pelato, ciccione, bolognese, non ce l'avete presente, c'è anche Crozza che di fa, che un tempo gli faceva l'imitazione, la memoria latita, però ero anche andato a trovarlo a Hong Kong 6 anni fa. Lui 6 anni fa diceva già: no, io me ne vado da Hong Kong perché qua i cinesi non lasciano più nessuna autonomia a Hong Kong, quindi la vita diventa uno schifo, vado in Thailandia. In Thailandia. Però lui, io all'epoca dicevo: ma cosa sta dicendo? No, vedrai che qua la Cina chiude tutto, l'Occidente torna a essere il nemico numero uno e quindi è meglio smammare. E lui che ha sempre avuto rapporti molto stretti, diciamo, con l'establishment americano, chiaramente le cose le sapeva prima degli altri, no? E quindi aveva deciso che era ora di cambiare aria, in un momento in cui, diciamo, che l'opinione pubblica media pensava ancora alla globalizzazione, a un possibile, comunque una convivenza tra Stati Uniti e Cina. No, non è così. Poi, come mia esperienza personale, ho incontrato un paio di personaggi di livello elevato cinese sempre 6 anni fa, con Forchielli, ecco, mi sfuggiva
il nome, Alberto Forchieri si chiama. E no, e niente, loro già all'epoca dicevano: ma voi occidentali dove volete andare? Non capite, no, ma letteralmente così, voi occidentali dove volete andare? Non capite niente, noi vi fottiamo quando vogliamo, in maniera brutale, no? Proprio brutale, senza la minima diplomazia. Avevo parlato con un regista cinese che viene spesso qua, magari adesso non viene più tanto, in Italia, e mi ha fatto l'esempio di Prato, no? Mi ha fatto l'esempio di Prato e mi fa: no, ma guarda, io l'ultima volta sono stato 6 mesi fa in Italia, mi hanno portato a Prato, e fa: ma io sono rimasto a bocca aperta. Mi fa: ma voi come fate a sopportare una cosa del genere? Cioè, ma tu, mi fa, ma tu immaginati una città in Cina in mano degli stranieri, è una cosa inconcepibile. E io dicevo: eh sì, hai ragione, però sai com'è in Italia, qua e là. No, ma per farvi capire la mentalità cinese qual è, che apparentemente collaborativa ai tempi, ma si chiama Plato ora, no? Infatti, ma per loro è veramente inconcepibile che una città cinese possa finire in mano a degli stranieri, è una cosa che, ma non riescono proprio a capire, assolutamente, è fuori dalla loro mentalità. E quindi adesso siamo, cioè, la guerra calda la si fa con la Russia, però la vera guerra è in corso ormai con la Cina. Ma non è l'Occidente che ha dichiarato guerra, no, è una cosa reciproca, perché i cinesi quello che dovevano imparare da noi pensano di averlo imparato, e quindi adesso possono andare avanti da soli. E gli americani hanno capito che i cinesi hanno imparato troppe cose, e quindi se imparano altre ulteriormente nuove cose, vincono loro. E quindi sta contrapposizione ormai è inevitabile, non si può fare niente. La cosa curiosa, la cosa impressionante, usate voi il termine che volete, è che la cesura sia stata fatta dal Covid. Perché il Covid è stata la globalizzazione finita e basta. Comincia una nuova era. Quindi bisogna decidere dove schierarsi. Purtroppo sì. Purtroppo o si sta da una parte o si sta dall'altra. Poi anche l'Italia è un caso strano, perché evidentemente c'è stata una guerra sotterranea di cui non abbiamo avuto percezione noi, però è chiaro che ad un certo punto siamo diventati un paese quasi che guardava molto alla Cina, e poi all'improvviso super americani, così, ma da un giorno all'altro. E quindi uno dice: ma cos'è successo? Vabbè, adesso Di Maio magari prima era filo cinese, adesso è diventato filo americano, però non penso che sia Di Maio cambiato di equilibrio interno dell'Italia. Però io stesso, che sono un giornalista, dovrei in teoria sapere un po' di più, in realtà non so niente, non so come sia avvenuta questa guerra che chiaramente c'è stata. Non lo so, è avvenuta sotto i nostri occhi, ma non l'abbiamo percepita, perché è stata una guerra sicuramente, perché non si può passare dal tendere verso la Cina a diventare superatlantisti nel giro di 24 ore. Vuol dire che si è combattuto e qualcuno ha vinto e qualcun altro ha perso. Potrebbe essere perché si sono interrotte tutte filiere commerciali, grazie al Covid. Certo, però commerciali, allora a questo punto
E cioè occidentale ha aperto gli occhi, no? Certo, certo, certo. Sempre gira intorno a... No, però c'è da dire che noi eravamo molto, ma molto filocinesi. Cioè io, vabbè, voi avete Prato qua, figuriamoci, ma anch'io stesso a Milano, cioè c'era una presenza dei cinesi palpabile, ma in maniera impressionante. Cioè tutte le loro grandi imprese avevano aperto una sede a Milano. Adesso sembra in realtà ci sono ancora, però si sono, come dire, occultati, no? Se prima ne vedevi una valanga, c'erano le insegne delle loro aziende luminose di qua e di là, adesso sembra quasi che le abbiano spente, ma in realtà ci sono ancora, però non c'è una presenza palpabile come c'era prima. Noi a Milano abbiamo avuto un albergo a 4 stelle che era cinese, vicino a Chinatown, ed era frequentato solo da cinesi. Tutti gli uomini d'affari cinesi andavano lì, cioè era una sorta di loro fortino. Adesso non c'è più, cavolo, non c'è più. E quindi dici, evidentemente è successo qualcosa che ha cambiato molto. Però Prato resiste. Prato è la città cinese più grande d'Europa, ma ha sempre avuto meno abitanti cinesi dell'interland milanese. In realtà, Lombardia, certo. La diminuzione dei cinesi, certo. Ma il numero di cinesi che abitano, e quindi sono i 30.000 più 30.000, certo. Illegali. Prato rimane la città, il concentramento più alto d'Europa, ma l'interland milanese, sì. Ha più abitanti cinesi di Prato. Sì, 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 sì. Questo abbiamo dati di 4-5 anni fa. Sì, 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 sì. Ma già, tra l'altro, ormai la cosa paradossale è che Chinatown milanese, che poi è la più vecchia d'Europa, tra l'altro, lo sanno in pochi, ma è la più vecchia Chinatown d'Europa. La Chinatown cinese è stata quasi totalmente ricomprata dai milanesi, anche se i negozi restano cinesi, però gli appartamenti che ci stanno sopra sono tornati quasi tutti agli italiani, ai milanesi, e loro si sono spostati appunto nell'Interland. Sì, però sono tutti i movimenti che avvengono sott'acqua, no? Poi quando sono stati completati, allora te ne accorgi che qualcosa è cambiato, ma non è che li percepisci all'istante. Per chiudere questo esempio della loro mentalità, che comunque è diversa dalla nostra, che forse tanti non... io non sono esperto di mentalità cinese, però ho questi esempi da portare. E allora cosa succede? Un po' di anni fa c'era stata una semirivolta a Chinatown a Milano, perché la polizia aveva menato un po' troppo pesantemente un paio di ragazzi cinesi che facevano casino. A parte che immediatamente tutta è uscita, no? In massa. Ma la cosa che mi ha... Poi era stato richiamato, cioè era andato il console a fare casino, ma cosa fare? Bla bla. Ma la cosa che mi ha fatto impressione è che in realtà quello era diventato per la Cina un caso clamoroso. Cioè qua in Italia se ne è parlato 2 o 3 giorni, poi... la situazione è tornata alla normalità, basta, ma in Cina per lungo tempo, magari anche adesso, è diventato un caso pazzesco. Cioè che noi italiani siamo razzisti, al punto che all'epoca avevo intervistato un anno dopo un esponente di, non mi ricordo più quale banca d'affari americana, però cinese, e questo per dire quanto erano stretti i rapporti della finanza americana e cinese un po' di anni fa. Questo qua cinese mi fa: ma voi italiani siete razzisti? Io dico: ma come? No, non mi sembra. E mi fa: no, ma l'anno scorso a Chinatown la polizia ha massacrato i nostri ragazzi.
C'è per dire che... No, non che anche noi, che loro sono talmente nazionalisti che hanno fatto di questo episodio una bandiera e la sventolano per dire guardate gli occidentali, guardate quello che è successo a Chinatown a Milano, gli occidentali sono razzisti, così. La mentalità è questa. Cioè loro sono totalmente contro di noi, su questo non ci piove. Hanno fatto, come dire, per tattica hanno fatto di amiconi, e soprattutto negli Stati Uniti. E gli Stati Uniti hanno reagito, cioè in realtà fessi, poi si sono svegliati ad un certo punto, si sono svegliati e hanno reagito. Certo, poi ci sono dei drammi umani che sono anche... perché poi in certi momenti, cioè adesso i cinesi non possono più andare praticamente a studiare negli Stati Uniti, nelle materie tecnologiche non possono più andare, ma c'è stato un momento in cui questi studenti qua sono stati cacciati via, cioè hanno avuto anche delle vite rovinate, dei sogni così. Però per dire che ormai la spaccatura è totale, però non è, diciamo che non è colpa di nessuno, è inevitabile che Cina e Stati Uniti siano uno contro l'altro. E pertanto, come ci può essere la globalizzazione se Cina e Stati Uniti sono ostili, apertamente ostili l'uno con l'altro? È impossibile. E quindi ormai qualcuno sarà contento, qualcuno... Nel mondo della finanza ci sono ancora alcuni esponenti che vivono nel passato e hanno ancora nostalgia, però si dovranno rassegnare anche loro. È un mondo nuovo, tutto qua. Invece nel mondo delle cripto, no, beh, che sta, ma se qualcuno capitando... vuole fare, aspetta, ma se qualcuno vuole fare una domanda, sì, appunto. Fa una domanda, una domanda velocissima. Nel nostro piccolo, l'Italia, per esempio, con le piccole imprese, non ne può beneficiare della mancanza della globalizzazione? Sì, in teoria sì, però abbiamo questo esempio della società di semiconduttori cinese che è andata in America e ha capito che questi non sono più capaci di fare i semiconduttori. Cioè il problema è che certe competenze, una volta che le perde, è difficile riacquistarle. Io sinceramente non so a che punto siano gli operai specializzati italiani, gli ingegneri italiani, non lo so. Con l'artigianato, cioè con la piccola impresa, diciamo, a livello anche familiare. Ah, ecco, cioè, quella esporta, questo non potrebbe essere per noi, cioè, almeno ma da quel punto di vista lì era sì, però da quel punto di vista lì il mercato più grande è la Cina, che adesso è chiuso. il problema è quello. L'altro problema è che con la guerra contro la Russia diventano sempre più importanti i paesi dell'Europa dell'Est, tipo prima di tutto ovviamente la Polonia, e la Polonia è nostra concorrente perché tutte le fabbriche, tante le abbiamo portate là. Allora qual è l'alternativa? Noi diventiamo più poveri i polacchi, così sono loro a delocalizzare da noi, oppure è un po' dura perché poi la Polonia è diventata il paese preferito degli Stati Uniti, assolutamente, è lì che si basa la spinta contro, è da lì che si basa la spinta contro la Russia, no? E quindi la Polonia è diventata la prediletta di Washington e ovviamente la Germania è quella che bisogna abbattere, come è successo con il sabotaggio al Nord Stream, no? Che è evidente chi è che... Che sì, appunto, è evidentissimo chi è che l'ha fatto e contro chi è stato fatto. È stato fatto contro la Germania perché bisogna rompere questa unione economica che è unione. Allora, per dirla tutta,
il successo adesso a ritroso, no? Visto che poi c'era la propaganda, la stampa, la Merkel e i tedeschi e qua e là e l'ero, no? Che sembravano chissà che cosa, ma poi guardando col senno di poi, questa preminenza tedesca era dovuta solo al fatto che compravano il gas russo a basso prezzo. Una volta venuto meno quello, la Germania scompare assolutamente. E quindi ci troviamo in un mondo in cui quello che prima era la Germania è diventata la Polonia, e in un mondo in cui prima le aziende italiane speravano di entrare nell'infinito mercato cinese, che adesso è chiuso. E quindi cosa succederà? La mia domanda era questa, visto che sei nel mondo dell'economia da tanti anni come giornalista, adesso conosci bene il passato e il presente, indicativamente quale pensi sia la prospettiva, lo scenario futuro globale economico? Stati Uniti, Europa, Cina. Io penso che l'obiettivo della Cina è manifesto, qualche vuol capire lo capisce, ma assolutamente capire, insomma, è molto manifesto che, diciamo, nel breve tempo, poi ovviamente nel breve tempo parlando di un periodo storico, che l'obiettivo loro del 2050 è diventare la potenza, cioè, numero uno al mondo dal punto di vista finanziario, economico, totale. Politico lo imporrà. Quindi questo è l'obiettivo che va assolutamente, cioè fa preoccupare, perché poi dopo vuol dire portare, esportare un metodo, mentalità cinese, politico, certo, sul resto degli altri. Perché quando tu hai una dipendenza economica puoi piegare gli altri in qualsiasi modo. Certo. Però voglio dire, visto l'Europa e l'America, che ora come te giustamente hanno capito, soprattutto l'America, l'Europa ancora non ha capito. No, l'Europa guarda un po', la Germania guarda ancora la Cina, forse un po' anche l'Italia, chi lo sa. La Germania sicuramente guarda ancora la Cina. Esatto. Ora, parlando di una cosa che hai detto te, anche noi l'abbiamo vissuto personalmente, mia moglie, quando sono stati 20 anni fa in Polonia, perché lei è della Repubblica Ceca, quindi vicino, abbiamo fatto un viaggio da degli amici in Polonia, e mi sorprese, sto parlando nel 2002, mi preso per quando io parlavo con i polacchi, anche se la lingua è simile, li capisco, però mi ragionavano dollari, 20 anni fa, quando io capivano che non ero i polacco, cioè che non parlavo la loro lingua, e mi rispondevano già in inglese, quello era già molto positivo, mi faceva capire che erano abbastanza avanti, perché tutti parlavano inglese, questo. Ma in più città, da Wrocław, a Varsavia, a Cracovia, ce n'è che sono stato solo in uno. E ragionavano in dollari. In dollari. Quando volevo cambiare, mi ragionavano in dollari. In Varsavia le scritte tante inglese. Cioè, già 20 anni fa. Il ragionamento loro, poi sono. Cioè, non lo sapevo, io fui in Repubblica Ceca accanto. Sei lì vicino. Però non è assolutamente così. Cioè, attraversi la frontiera. Ed è un altro mondo, però. Quando parlavi dell'89, lei l'89 l'ha vissuto, perché lei era rivoluzionaria. Io però, qual è secondo te le prospettive? No, io no. Quindi, le previsioni sono difficili per tutti, però dica niente. C'è una prospettiva. Che noi europei siamo messi male. Perché diventiamo sempre più marginali, comunque, perché l'Asia è il centro dell'economia mondiale. Allora, adesso parlando così, mi è venuto in mente il caso dell'Inghilterra, no? Allora, la Gran Bretagna. Allora, adesso la Gran Bretagna è messa forse addirittura peggio di noi, no?
e tutti dicono no, ma è perché la Brexit, ma non è la Brexit, ma non è assolutamente la Brexit, perché gli inglesi hanno puntato sul cavallo sbagliato, perché pensavano che la globalizzazione andasse avanti, loro hanno puntato sulla Cina e sono rimasti fregati, perché cosa volevano fare gli inglesi? Volevano fare di Londra la Singapore mondiale, no? Diventava una città, come sempre è stata del resto, però prima c'erano i soldi appunto occidentali e di qualche satrapo del mondo così, che andava, o degli oligarchi russi, no? Li portavano lì, ma il loro obiettivo era quello di fare sì che tutti i capitali che venivano esportati dalla Cina convergessero a Londra, e quindi avevano puntato sul proseguimento della globalizzazione. Visto che questo non è successo, sono finiti in crisi nera. Sono finiti in crisi nera perché poi anche gli americani se ne sono accorti che puntavano sulla Cina, quindi magari qualche dispettuccio l'hanno fatto, perché poi lo so che ci sono le teorie complottiste, bla bla bla, che poi magari la regina, anzi il re adesso, che comanda anche in America, ma io sinceramente non ci credo. E comunque è un dato di fatto che Londra aveva puntato tutto sulla Cina e ha sbagliato cavallo, e la sua crisi attuale deriva da quello, non dalla Brexit, assolutamente. Certo, anche noi con la Via della Seta speravamo. E certo, ma l'ho detto prima, secondo me da noi c'è stata una guerra occulta durissima, ma di cui in realtà non ci siamo accorti. Ci può essere stato semplicemente il vero padrone dell'Italia, che l'Italia è una colonia statunitense, ha detto basta scherzare, chiuso, te lo dice dalla mattina alla sera. E tramite una certa sinistra che permea metastaticamente un po' tutta l'Italia, dopo le cose si adattano subito. Ti ricordi all'inizio della pandemia, abbraccia un cinese, certo. Cioè eravamo lì, 24 ore dopo, no. Quindi, ma però aspetta, l'abbraccio un cinese era detto dalla sinistra, che poi all'improvviso è diventata super atlantista. Ma allora uno dice: ma non è possibile, qualcosa è successo, non fai che puoi da un giorno all'altro cambiare così. Ma non è improvviso, quindi è quella atlantista già. Forse è il braccio dell'elite, perché sì. Tu, vedi, il tuo discorso è bipolare, no? Globalismo Cina, antiglobalismo e il resto. Sì. Ma no, non è così. No, non capisco una cosa, cioè il multipolarismo, cioè quello che viene fuori adesso, è una società di tratteggi di una società più complessa, dove abbiamo l'elite americana che cercò di distruggere la Germania, soprattutto l'Europa, per evitare che si formilasse Russia, Europa, che saremmo diventati i padroni del mondo. Però usano dopo aver visto la performance dell'esercito russo in Ucraina, comincia ad avere anche non ha brillato, non è stato molto brillato. Dicevo economicamente, le risorse infinite della Russia fossero state rese disponibili alla tecnologia e saper fare, alle industrie tedesche ed europee, il polo eravamo noi, quello che gli americani cercano di continuare ad essere ora i primi del mondo, si diventava noi, mica la Cina, secondo me. Quindi non c'era anche. No, su questo non sono d'accordo. Perché secondo me alla fine a parte che la vedo uno dice, le risorse del sottosuolo, delle materie prime della Russia, e hai le industrie, le competenze europee. Però secondo me la Cina ormai è arrivata a un livello tale che si poteva competere bene, ma secondo me la Russia ma allora è fondamentale perché hanno le materie prime, su questo non ci piove. Una domanda collegata, perché
ci dici, hai parlato di tutta questa serie di personaggi e dell'evoluzione, no? Nella realtà poi la globalizzazione è passata dalla produzione decentrata in altri paesi. Però fino ad ora mi farebbe piacere capire da te che ruolo gioca ora. Da una parte l'India, che quando Rampini l'India, sembrava il terzo incomodo che doveva, e dall'altra parte invece il grande silente in questo momento rispetto a quello che dice lui è l'Africa, che è diventata il polmone produttivo della Cina. Qualcosa in questo gioco della deglobalizzazione che funziona all'Africa, e cosa succede in Sudafrica? No, allora l'Africa è infiltrata dai cinesi, e quello che aveva la Francia, e la Francia in ritirata, e i paesi dove si sta ritirando la Francia sono praticamente in mano ai russi, no? Ma perché? Perché c'è di Wagner, non usano i soldati, come dire, ufficiali, ma i mercenari da Wagner, sia in Mali che nella Repubblica Centrafricana, e hanno fatto vincere la parte loro che è antifrancese. Tutta le ex colonie francesi, anche le altre, sono, come dire, sempre più lontane dalla Francia, e l'ha dimostrato in una maniera clamorosa l'Algeria. Quando un paio di mesi fa è andato ad Algeri Macron, no, ma gli hanno fatto uno scherzo incredibile, gli hanno fatto firmare dei documenti ufficiali che erano in arabo e in inglese, che fino al giorno prima i documenti ufficiali in Algeria erano in arabo e in francese. Adesso l'altra lingua ufficiale dell'Algeria è l'inglese, non è più il francese, come dire, basta, non vogliamo proprio più avere niente a che fare con voi. Quindi l'Africa rischia di diventare un condominio tra Cina e Russia, l'Occidente è marginalizzato, il paese più fino occidentale è il paese Sudafrica, anche se fa parte del BRICS, ma gli altri sono talmente spostati in là geograficamente ci hanno circondato. Certo, Cina, la moneta come eravamo anni fa noi in Italia nel centro, la bacinella della cultura. Poi, ma non parliamo dell'Italia e del Mediterraneo. Geograficamente ora è non più l'Italia, ma è l'Europa. E l'Europa è la bacinella dell'acqua santa. Ma poi non parliamo del ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, dove praticamente c'è stato fregato dalla Turchia. Cioè la Turchia ha i suoi soldati in Libia, e più di così, cavolo. Abbiamo distrutto la Libia. Appunto, noi abbiamo acconsentito a che gli inglesi e i francesi attaccassero anche gli americani, però era più su spinta inglese-francese. E abbiamo acconsentito che distruggessero la Libia, e quindi è ovvio che ormai non abbiamo più niente a che fare. Tant'è vero che sono tornati i turchi addirittura, cioè peggio di così. Poi non lo so se lo sapete, ma la Turchia reclama un'estensione delle sue acque territoriali, e lo stesso fa la Libia, ma è una roba al punto tale che le acque territoriali libiche confinano con quelle turche, secondo le loro pretese. E quindi c'è questa diagonale qua nel Mediterraneo, che praticamente, da cui praticamente in teoria l'Italia sarebbe totalmente esclusa. Appunto. Poi tra l'altro questa diagonale è quella che tiene fuori le zone vicino a Cipro e a Israele, dove hanno trovato dei giacimenti di gas giganteschi. Guarda caso. Non trovi una similitudine, per tornare al discorso di prima, molto interessante secondo me, quando hai parlato dei metodi di governo globalisti cinesi, ossia
culturalmente non ti sembra ci possa essere un collegamento dal punto di vista di gestione politica fra quelle che sono le intenzioni delle elite americane globaliste che cercano di portare i metodi cinesi nel frattempo che c'era la Cina con l'Europa con la maniera di controllo adesso le G20 sì. sono usciti fuori certo, ancora con questo supporto totale quindi l'attacco alla proprietà privata, l'attacco alla libertà individuale, cioè un'Europa che si cinesizza da un punto di vista politico, nel frattempo è la battaglia economica con la Russia senza Russia, gli americani la portano avanti, cioè siamo schiacciati veramente nell'angolo sì. europeo, con tutta la nostra tradizione di cultura, di libertà, di bellezza. Ti pare un po' sì. questo quello che sta un po' abitando? Io ho questa sensazione. Sì, sì, sì. No, da che una parte consistente dell'elite americana alla fine adotti metodi greci o voglia adottare metodi cinesi è sotto gli occhi di tutti, no? Si spera che quella parte alla fine soccomba, però è anche qua è una partita in cui non mettiamo palla, cioè è una cosa che se la giocano là oltre oceano, noi assistiamo e buonanotte. È allucinante. Però lui è. Paradossalmente è la quintessenza dell'Europa. Cioè, la cosa tragica è quella, che non è, non viene dall'America, non viene dalla Cina, ma più europeo di così non si può. E questa è la cosa tragica. No, non ridete, io vengo già da un regime. Ma potrebbe essere anche visto un meccanismo fittizio, cioè è un impoverimento generale, cioè che ora parte dall'Europa, cioè, e poi piano piano prenderà tutto il mondo. No, ma l'impoverimento arriva dagli Stati Uniti, il culturale arriva dagli Stati Uniti. Già si dice che quando poi è vero che noi abbiamo Schwab e altri che ci danno molta corda, ma purtroppo se fosse solo per loro, il problema è che questa distruzione della cultura si è incistata a Washington, e quello è il problema, sì, caro, e quello è il vero problema. La generazione degli imprenditori, quelli più o meno della mia età, dice l'America è finita completamente perché i giovani non saranno in grado di portare avanti le aziende, l'attività. Ma è il caso appunto di questa società di Taiwan, è clamorosa, Volevo chiedere, ma in tutto questo scacchiere internazionale, mondiale, l'Europa conta sempre meno? Eh sì, è all'angolo proprio, ma l'Europa poi ma l'Europa era l'Europa perché c'era la Germania che dominava, diciamo che tutti gli altri erano di contorno. Adesso la Germania è diventata apertamente, praticamente dichiaratamente, quasi dichiaratamente nemica degli Stati Uniti, quindi figuriamoci tutto il re. No, e si guadagna. No, ma c'è, l'Europa esiste come insieme di nazioni, basta, cioè tutto il resto è una finzione clamorosa. Ma con la crisi della Germania ci rimette tutta l'Europa da quel che... Allora sì, sicuramente. Noi se fossimo furbi siamo in una posizione tale che potremmo giocarcela, no? Però ormai abbiamo perso troppo terreno, non lo so se ce la giochiamo. Cioè, si sta da una parte o dall'altra. Se parliamo di convenienze economiche, secondo me noi non dovremmo stare da nessuno, dovremmo diventare una grande Svizzera, sarebbe la cosa che ne converrebbe di più, perché comunque... Europa per Europa. Una grande Svizzera dovremmo diventare, però non oggettivamente sia per mancanza di volontà della classe dirigente che per
Ma comunque, no, la vedo utopistica, ecco. Secondo me è utopistica. Poi è vero che c'è Erdogan, che tu puoi criticare perché ammazza i curdi, ed è vero, però è uno che riesce a giostrarsi tra una parte e l'altra e andare avanti, cioè, su questo non c'è ombra di dubbio. Cioè, i margini di movimento, se tu sei in gamba e la volontà, comunque ci sono. Io, secondo me, in Italia non c'è né la volontà né la capacità di farlo. Poi spero di sbagliarmi, ovviamente. Però è non la vedo proprio. Poi chi lo sa. Ma non è l'Europa stessa che bloccherebbe questo? Noi italiani. Ma certo, nell'ipotesi, ahimè, probabile di un totale, ahimè, nell'ipotesi probabile di una disgregazione dell'Unione Europea, però emergono cose che erano rimaste sotto traccia in tutti questi anni. Perché non è complottista, è una tendenza che c'è in Francia nell'avere rivendicazioni anche territoriali sud Italia, e non è uno scherzo. E questo è ancora più pericoloso nel momento in cui la Francia si sta indebolendo in Africa, e allora magari è salta in testa di recuperare terreno appunto. Perché l'hanno già detto, allora, Macron non è mai stato così esplicito, però per esempio il candidato presidenziale Zemmour, che ha portato via un po' di voti alla Le Pen, così, diciamo di estrema destra, Zemmour l'ha detto durante la campagna elettorale. Le hanno fatto una domanda sull'Italia e lui ha risposto: beh, l'Italia, abbiamo molte cose in comune, ad esempio guardate la popolazione di Nizza e quella di Milano, vedete le differenze? Ma no, sono uguali. Ma il sottinteso era che Milano dovrebbe diventare francese e Mélenchon da sinistra invece tutto lo espresso nei confronti dell'Italia che ha espresso adesso in occasione della cosa dei migranti, delle navi, e tutto sottende che questi se si trovano in grossa difficoltà hanno delle mire sull'Italia, c'è poco da fare. Quindi tu saremo vedere la guerra Italia-Francia. Torniamo all'antica, però non sono intanto noi però ringraziamo Marcello Bussi di essere stato con noi e ti aspettiamo un'altra volta. Grazie. Non ce l'ho spento, che ore sono? Ho paura di perdere il treno.